Allora, questa sera vi spiego come installare e utilizzare l'indicatore che potrete provare gratuito per un po' di giorni. Ve lo invio, una volta inviato, nella vostra cartella di download troverete l'indicatore, tasto destro copia, chiudete, andate su File, Apri Scheda Data, vi si aprirà questa finestrella qua, MQL4, Indicators, tasto destro in un punto bianco, incolla. Una volta incollato chiudete la finestra, andate qua sulla lista indicatori o navigatore, tasto destro su un punto qualsiasi di, diciamo di vari indicatori che ci sono, aggiorna. La piattaforma si fermerà per un attimo. Quando poi la potete riprendere, cercate Art Cycle Indicator v1.24. Poi fate tasto destro e cliccate aggiungete Aggiunge i favoriti. Vi verrà messa qua. Okay? Quindi ce l'avrete sempre nei preferiti una volta eh, diciamo installato. Adesso io pulisco, così vi faccio vedere. Cancello, prendete l'indicatore, lo trascinate sul video. Se volete modificare i colori, dovete modificarli subito: nel senso che il battle plan sarà verde, il, i cicli saranno azzurro e magenta. I cicli eh, come si chiamano traslati. Se andate in valore di input, il blu che vedete qua sono le, praticamente le righette che servono per muovere il battle plan io visto che ho lo schermo scuro metto di solito un colore più chiaro una volta selezionati i vostri colori premete ok e vi ritroverete praticamente l'indicatore piazzato qua poi che cosa dovete fare? una volta messo i colori e tutto quanto andate qui nei formati, quindi il tasto a destra cliccate, fate salva formato gli date il nome che volete voi e poi premete salva. Perché questo? Perché ogni qualvolta, facciamo finta che avete un grafico così, ogni volta che volete mettere l'indicatore avete salvato il template. Quindi cliccate qua, io l'ho chiamato barre, vi comparerà il template con l'indicatore fatto. Limiti della MetaTrader. La MetaTrader permette di andare a tracciare avanti nel futuro eh, un indicatore in funzione dello storico che c'è dietro. Più il time frame è alto, meno storico visibile abbiamo, naturalmente, perché in poche bar abbiamo un sacco di anni, qui arriviamo al 2000, boh credo è 8 circa, quindi sul mensile sarà difficile, se non impossibile, eh, tracciare il, il batteplan, ok? O comunque il Last Cycle Indicator. Quindi andiamo su settimanale, almeno lo possiamo fare. Allora, come, in che maniera praticamente si presenta eh, l'indicatore? Allora, l'indicatore abbiamo. Nell'indicatore abbiamo qua la lunghezza del ciclo. Questo qua ci dice quanto sarà e ampio il ciclo, sostanzialmente da qui a qua, ok? Quindi chiamiamola la larghezza del ciclo. Poi abbiamo i periodi. Periodi cosa vuol dire? plan a due o tre tempi, quindi il plan fatto praticamente così. Oppure il batteplan fatto così, quindi due tempi. il numero di cicli, quindi quante volte sostanzialmente il batteplan si, si proietta nel futuro, e questa cosa qui è in funzione dello storico che abbiamo, il trend up e un down, quindi l'inclinare il batteplan verso l'alto oppure verso il basso. E poi l'FLD ha un quarto di ciclo o un ottavo di ciclo, oppure un sesto di ciclo un dodicesimo di ciclo. Ma adesso lo andiamo a vedere che facciamo prima. Come fate a tracciarlo? Vedete che qui avete Draw Cycle, Draw Cycle serve per far partire praticamente attivare l'indicatore. Quindi cosa bisogna fare? Cliccate su Draw Cycle, selezionate quelle che per voi sono dei minimi importanti. Adesso lo faccio a caso, eh? okay. Se andate troppo indietro, vedete che diventa gialla. Linea gialla vuol dire che qua non c'è abbastanza storico per poter tracciare l'indicatore quindi non si può fare i lo troverete a destra. Adesso guardiamo se riusciamo a farlo vedere. E qui no qui possiamo andare ben oltre quindi diventa gialla anche a destra se non si può tracciare oltre praticamente a, e sempre per motivi di storico. Quindi prendiamo diciamo due punti a caso che siano anche belli. Quindi ci andiamo a posizionare, cliccate il primo punto diciamo di partenza quindi il, il, il punto minimo di dove a vostro avviso parte il ciclo il punto massimo che secondo voi era stato il ciclo quindi il punto minimo, il punto massimo e nuovamente il punto minimo ed ecco che l'indicatore si viene a creare ok adesso l'ho fatto bianco e spero che, che lo vediate una volta creato, le, le, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di proiettarlo nel futuro per proiettarlo nel futuro si clicca su number cycles quindi cliccate 2 vi fa il secondo, cliccate 3 vi fa il terzo, vedete in questo caso non ci permette di farlo non ci permette per il problema dello storico quindi sul settimanale dobbiamo per forza rimanere a ridosso delle, del prezzo su cui ci troviamo e in cui ci troviamo in questo momento quindi lo andiamo a prendere facciamo un esempio lo mettiamo qua e facciamo così adesso l'ho messo a caso Qualora vogliate proiettare un ciclo proprio nel futuro. Il limite della meta trader è che noi possiamo fare minimo, massimo, se anche mettiamo il minimo qua, la meta trader lo farà coincidere con il prezzo l'ultimo prezzo. Quindi supponiamo che per noi qui c'era la partenza di un ciclo, giusto per farvi vedere, e per noi finiva era un ciclo da 80 settimane? Lei non ce lo crea, cioè ci crea al massimo 80 settimane. Noi magari volevamo il nostro ciclo farlo finire qui per le proiezioni. Dobbiamo usare i tastini, quindi usate i tastini e in questo caso lo dovete fare a mano. Normalmente, invece, non si fa così perché la cosa, è a mio avviso, eccezionale che, siamo, che è riuscita a fare la programmatrice. Voi vi create il vostro battle plan, ok? In questo caso, qua lo facciamo così cliccando. qua vedete su eh, pp modify plan che poi è scritto plan, devo farlo correggere e poi non voglio neanche queste scritte qua si clicca qua sopra e vedrete che, vedete che avete una due tre linee non dovete prendere le frecce dovete prendere le linee la linea di destra serve per allargare per allargare il plan, ovviamente non si può andare oltre storico, ok in questo caso siamo limitati la linea a sinistra serve per far partire il batteplan più avanti quindi per adattarlo magari al prezzo e quella in alto serve per la ehm, non mi viene il termine, l'ampiezza del battle plan. È importante se si riesce adeguare il battle plan al prezzo. Allora, scendo sul dele, ne possiamo lavorarlo sicuramente meglio. Tanto per intenderci, se lo facciamo qua il battle plan, siamo un po' più indietro, ho preso il grafico più brutto del mondo. Se lo mettiamo qua così Fatto? Si è bloccato tutto. Aspettate, eh? che caspita è successo. Vabbè, lo ricarico. Bene, questo qui è un bug. Che non dovrebbe esserci. Se ehm, tracciate il vostro battle plan. in Questo caso è fatto in questa maniera. Noi abbiamo assolutamente, eh, vediamo in maniera evidente che il trend al rialzo. Siete d'accordo con me? No, perché ci mettiamo così il trend al rialzo, fermo restando che poi fa quello che vuole. Quindi è importante, e se si riesce, a meno che non sia proprio impennato, cercare di adattare il battle plan alle, al grafico. Quindi, cosa facciamo con il trend up o il trend down? Cerchiamo di fare coincidere i minimi. Se vedete che ci mettete troppo, potete andarlo a scrivere, tipo scrivete 6, poi premete un tastino, guardate dove va. In questo caso l'ho fatto a caso eh, e combinazione l'ho azzeccato. Lo dovete adattare. Però, se riuscite, adattate anche l'ampiezza del ciclo perché? Perché in linea di massima l'ampiezza del ciclo di riferimento dovrebbe essere teoricamente più o meno l'ampiezza anche del ciclo successivo. Peccato che non funziona così, però teoricamente dovrebbe essere così. Quindi si clicca qui. E si va a cercare di renderlo il più possibile vicino a, eh, diciamo al prezzo il battle plan. chiaramente sarà rarissimo proprio questione di, di casualità che sia perfetto al, eh, al prezzo però vedete che in questo caso qui le, più o meno l'ampiezza è quella corretta e vedete che anche nel ciclo successivo grosso modo i massimi sono stati quelli okay? poi per, dovete sempre ricordarvi di togliere le linee verdi quindi cliccando sul mirino per disattivarlo, perché se cambiate time frame ve lo riduce in funzione del, di quello che avete tracciato per ultimo. E questo è il primo. Poi potete proiettarlo ancora nel futuro, chiaramente per avere un'idea di dove più o meno il battle plan andrà. E una cosa importante, dobbiamo tenere a mente che i cicli sono più o meno, cosa vuol dire? Se questo ciclo qua era di 94 candele, quindi questo ciclo qui per intenderci questo potrà essere di 100, 105, 110, 80, non, non saranno mai identici i cicli, quindi bisogna avere mh, della tolleranza, ok? Noi dobbiamo tenere a mente questa cosa qui, adesso poi ve la scrivo: se ci basiamo sugli studi di Arst, i suoi studi cosa dicono? Che per quanto riguarda il giornaliero i cicli sono da 5 giorni, 10, 20, 40 e 80. Un ciclo da 80, tanto per intenderci, andiamo a vedere la piattaforma sotto. Questo qui che è un ciclo da. Da 40, in realtà qui lo valuto a 51,8 giorni. Questo qui che è da 25 era un ciclo da 20. Questo qui che è 17 settimane, in realtà sarebbero 20 settimane. Quindi vedete che la sfasatura è notevole nel, nel ciclo. Noi, in che maniera riusciamo, riusciamo a eh, capire quando può essere iniziato o no un ciclo, con la futura linea di demarcazione, un ottavo e un quarto. Cosa vuol dire un ottavo e un quarto? Se poi avete domande fatemele perché io vado avanti così e ci perdiamo. Un ottavo e un quarto, innanzitutto questo è un ciclo a due periodi. Perché è un ciclo a due periodi? Perché abbiamo un periodo qua e un periodo qua. Ok? Un quarto cosa vuol dire? Abbiamo... il ciclo verso in questa maniera, quindi abbiamo il primo quarto di ciclo, il secondo quarto di ciclo, il terzo quarto di ciclo, il quarto quarto di ciclo. E questa è la teoria vera e propria di Ast, che cosa vuol dire? Prendiamo un ciclo, facciamo fare così, anzi facciamo così, prendiamo un ciclo, gli facciamo fare così, perché c'è anche la sinusoide, dividiamo per 4. Quindi se questo era un ciclo, tanto per intenderci, intero, se questo è un ciclo intero lo dividiamo per 4, la risultante la dobbiamo traslare del 50% in avanti del quarto di ciclo, tanto per intenderci, <coughs> così magari si riesce a capire cosa c'è dietro l'indicatore, cioè, la logica che c'è dietro l'indicatore. Se noi qui abbiamo il nostro ciclo che dovrebbe essere fatto così ok e lo andiamo a dividere praticamente per 4 2 1 2 quanto abbiamo diviso così 1 2 3 e 4 cosa vuol dire che prendiamo praticamente questo valore qua quindi un quarto di ciclo ok che praticamente il ciclo principale è diviso 4 e il, il ciclo stesso, che poi rappresenta il prezzo, lo dobbiamo traslare in avanti del 50% di questo ciclo qui. Ditemi se capite, ragazzi. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che ci ritroveremo un altro, un altro ciclo, che è un quarto. Che praticamente farà, farà così. Più o meno. Eh. Adesso non so se riesco a farlo. Dovrebbe fare un movimento del genere. Quindi, avremo che cosa qui? generato un segnale, qui generato un altro segnale, qui generato un altro segnale e così via. Ci siete fin qua? Quindi adesso devo rimetterlo su perché sennò non si capisce, facciamo finta che questo sia un ciclo da quattro tempi, cioè da due tempi, e lo andiamo a mettere così. Quindi cosa facciamo? L'indicatore genera da sola la linea di demarcazione e la genera sia a un quarto che a un ottavo. Un ottavo perché? Perché in realtà, anche se si vede poco, vedete che qua ci sono delle flessioni, ok? Quindi il ciclo lo possiamo, questo ARS non lo fa, ma noi lo facciamo lo stesso, e lo possiamo dividere per 8, quindi cosa avremo? Adesso vediamo se riusciamo più o meno ad azzeccarlo. Avremo il nostro quarto di ciclo normale così e poi avremo l'ottavo di ciclo. Grosso modo così. Quindi teoricamente dovrebbe generarci un segnale qui long, qui long, qui short, qui long, qui long, eh, sì, qui short, qui short e qui short quello a un ottavo e invece praticamente 8 segnali quello a un ottavo e 4 segnali quello è un quarto, in realtà non sarà praticamente mai così, andiamo comunque a vederli teniamo buono questo qua, ok? così vediamo poi qua, beh, qui è un tratto orizzontale quindi un grafico sceno questo anche se potrebbe sembrare un grafico a tre tempi a me sembra beh, potrebbe essere effettivamente a tre tempi, andiamo a metterlo a 2 cerchiamolo a 2 adesso a 2 lo facciamo partire da qui e diventa 2 che poi è la metà praticamente del grafico a 3 dai ci mettiamo così almeno adesso lo facciamo classico a 2 quindi grafico a due tempi che tra l'altro c'è anche lo andiamo a eh, sistemare ecco allora in questo caso qua vedete abbiamo avuto che cosa, cosa abbiamo abbiamo il prezzo che in realtà in realtà Qui era praticamente laterale, ok, orizzontale, e qua invece è evidente essere diventato a rialzo. Questo cosa vuol dire? Che ci incasina la vite come al solito. In questo caso non è possibile fare un battle plan così e quello dopo proiettato a rialzo. Si segnano i punti e si costruisce il battle plan successivo a rialzo. è importante perché cambia la visuale. Comunque adesso veniamo a quello che ci crea. Cliccate su, ad esempio, un quarto... Verranno proiettate le linee di demarcazione a un quarto. Ho fatto in modo che gli ho detto che non il prezzo non ci sia indietro perché non ci interessa, che parta grossomodo da Battleplan, tanto no interessa, però dovrebbe partire proprio dal Battleplan, e invece no, perché? Questa cosa qui ha ancora un po' di problemi. Perché se no siamo in inizio ciclo, beh, tanto non saremo mai inizio ciclo. Vedete che in questo caso eh no. Così però non va bene il battle plan che cosa ha generato? fatemi un po' riprovare a fare scusate ma mi segno che è ancora pieno di problemi sto a fare allora il ciclo traslato non parte dal battle plan ho fatto fare le modifiche e poi cambiare tutte le parole butte che non ha senso funzionare funziona uguale, e l'un ottavo? L'ottavo è un po' meglio, perché? Ah, perché lei lo fa partire traslato. Allora, il ciclo ha un quarto, eh, però così non ci dà i segnali giusti, vero che ce li dà qua, che è quello che importa a noi. Vedete che qua, dove teoricamente il ciclo doveva partire al rialzo, ha generato praticamente Soltanto un segnale qui di ribasso e poi un segnale qua di rialzo, completamente mancato questo qui. Anzi, in realtà, lui ci ha segnalato che il ciclo rialzo era già iniziato un po' prima rispetto a quello che doveva essere, perché in realtà una breccata ce l'ha data qua. Se però mettiamo il ciclo un ottavo, cambia tutto di solito, perché è molto più tempestivo nel darci segnale, ci dà un segnale al rialzo qui, ci dà un segnale al ribasso qui. Ci dà un altro segnale al rialzo qua. Teoricamente avrebbe dovuto generare un... Ehm, no, non parte un quarto spostato. Deve, è lei che deve aver messo qualche valore sbagliato. Ehm, perché quello che avevo ieri non lo faceva così. Oggi facendo le modifiche che gli ho chiesto di nuovo probabilmente si è, è incasinata. Basta cambiare una virgola e non funziona più. E vedete che poi ha generato un altro segnale al ribasso. Questo è il plan a due tempi. Avete il plan a tre tempi. A tre tempi l'abbiamo visto... La particolarità dell'analisi ciclica qual è? Che basta spostarsi di un niente e cambia tutto. Perché se ci mettiamo qua così, eravamo messi così, no, eravamo così, giusto? Se il ciclo per noi è così, diventa questo qua un ciclo, forse da tre tempi, vedete? Non più da due. Però questo invece era da due. In linea di massima, noi cosa dovremmo fare? Dovremmo addirittura fregarcene del battle dovremmo utilizzare questa cosa qua, quindi sempre un quarto, un ottavo sostanzialmente. Andare a mettere un ottavo e quando l'indicatore ci dà un segnale di vendita nella parte alta della sinusoide si entra short, e quando invece ci dà un segnale di, di acquisto nella parte bassa si entra long. Questa sarebbe la logica corretta di. Utilizzare la futura linea di demarcazione. Noi abbiamo il Battle che è sicuramente un aiuto in più per avere un filtro in più. Prendiamo il ciclo a tre tempi. Il ciclo a tre tempi cambia notevolmente. In che senso? Allora rimane assolutamente identico qui: nel senso che, ok, qui non cambia niente, rimane sempre fatto in questa maniera a metà abbiamo il ciclo al rialzo che finisce e finisce, cioè inizia la fase di chiusura ciclica quindi di teorico ribasso se mettiamo un tre tempi vedete che non cambia niente qua c'è il rialzo e qui c'è il ribasso ovvio cambia anche la futura linea di demarcazione uh, metto il link anche di là scusate perché stiamo facendo di qua quando mettiamo un ciclo a tre tempi ovviamente il ciclo verrà diviso non più in 4 e in 8 ma verrà diviso o oh, 3 e in 6 scusatemi quindi verrà diviso così poi così poi così poi così poi così poi così e poi così quindi avremo questa nuova disegnata 1 2 3 4 5 e 6, ok? Oppure avremo come divisorio ovviamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 parti, ok? Quindi 6 e 12. Anche in questo caso... La differenza quale sarà? Sarà la reattività delle, ehm, dei segnali di ingresso. Okay? Se abbiamo un segnale a un sesto di ciclo, no così non ha senso, a un sesto di ciclo ovviamente ci genererà meno ingresso al mercato, in questo caso dovrebbe teoricamente generarne 6 in realtà vedrete che non ne prenderemo mai 6 noi cosa dovremmo fare dovremmo prendere praticamente segnali al rialzo nella prima metà qui quindi potrebbe essere buono prendere un segnale al rialzo qui e un segnale al ribasso qui così e sicuramente saremmo un po più tranquilli nel senso che ci ritroveremmo molto probabilmente qui con uno stop loss però molto probabilmente ci ritroveremmo con un ingresso molto vicino ai massimi e quindi tanta strada da poter fare assorbendo anche tutto questo movimento qua. Questo sarebbe il nostro trade ideale. Infatti, e quello, visto che adesso il mercato è diventato impossibile da lavorare in daily, perché ve ne starete rendendo conto anche voi che non è proprio possibile fare il daily, perché il daily oggi fa così. Oppure se sale fa così. Questo è il daily di oggi. Eh? Okay. Il daily fatto così non c'è. Sì, può succedere ogni tanto, raramente. Ma quando c'è c'è sempre qualche news del cavolo che ci fa entrare qui e mai dove dobbiamo entrare. Vedi New Zealand dollaro che eravamo praticamente, se non, non c'erano i tassi di interesse, saremmo andati a profitto alla grande con il trade con ieri. Invece purtroppo siamo entrati 60 pip dopo per i tassi di interesse e per la paura. E, tornando comunque a noi, questo permette, poi vi dico come provare a utilizzarlo, permette di eh, come si dice di prendere sicuramente il, eh, meno trade, ma di mantenerlo di più. Lo, il dodicesimo, invece, è più aggressivo, perché ci dà più teoricamente indicazioni di ingresso, nel senso che in questo caso avete generato molto più ingressi ne ha generato per intenderci. Uno qui, ne ha generato un altro qui al ribasso, ne ha generato uno qui al rialzo, ne ha generato uno qui al ribasso, un altro qui al ribasso, addirittura un altro qui al rialzo, cosa che non avremmo mai preso, un altro qui al ribasso, uno qui al rialzo, uno qui al ribasso. Vedete che qui ne ha generati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne ha generati quello a 12, che sono veramente tanti. Dell'attività è meglio più bassa o più alta? Allora, l'attività sicuramente è molto meglio quella a utilizzare il numero di ciclo maggiori, nel senso maggiore intendo con maggior divisione, quindi dodicesimo sul ciclo a due è un ottavo sul, sì, un sul ciclo a tre periodi, e invece un ottavo sul ciclo. Che c'è, Forex? e un ottavo invece sul ciclo a due periodi, perché ci genera sicuramente più segnali. Allora, prendiamo come esempio Euro-Dollaro, che sicuramente è, è stato molto, molto preciso. Io ovviamente in intraday non facevo niente, perché sono un genio. Quindi in questo caso qui andiamo a posizionarci un tre tempi, è evidente che questo è più grosso modo un ciclo a tre tempi, perché comunque vediamo che ha sicuramente mantenuto bene qui un massimo l'ha fatto, qui un massimo l'ha fatto, qui un massimo l'ha fatto. Qui bene o male i movimenti sono abbastanza coerenti con il batteplan, qui anche qui anche qui anche. Qui ha fatto i minimi. Qui i massimi, qui anche è bello vedere come sta rispettando anche l'ampiezza la, del grosso grossomodo, un'ampiezza di 57 pip. Fate un po' voi 57, e vedete che in questo caso rispetto a questa ampiezza qua, perché se fa più inchiodato lì, vogliamo essere pignoli, beh no, ci siamo come massimi, eh, facciamo i pignoli, ci mettiamo così, vedete che precisione, quindi in questo caso euro dollaro è stato interessante, se noi mettiamo l'1 dodicesimo, ha generato, ha generato, allora, un segnale a rialzo qui, un segnale al rialzo qui, che probabilmente non avremmo mai preso, un segnale a ribasso qua, che si poteva prendere, poi qui è più o meno a, è rimasto lì a, a guardare, ha segnalato un altro segnale al ribasso qui, qui non si capisce niente, ne ha segnalato sicuramente uno pulito qua, uno limpido qui, uno limpido qui, uno rialzo qua che non ci avrebbe portato da nessuna parte, se non uno stop loss, possiamo considerare un ribasso questo qui e qui dovremmo andare a cercare teoricamente domani uno short, io spero che domani se debba andare short di euro-dollaro perché vuol dire che il dollaro sale ok se prendiamo invece il ciclo a un sesto vedete che ne genera di meno in questo caso tutto sommato non c'è neanche molta differenza anzi in questo caso ne ha generati addirittura più puliti, perché ha generato un bello short qui, poi dipende molto dall'ampiezza del ciclo, e più il ciclo è ampio più sono differenti due, ovviamente i due cicli traslati ne abbiamo uno qua che ha generato molto bene, sicuramente uno qui che ha generato bene, uno qui che ha generato bene e vediamo cosa farà qua. Che cos'è che dobbiamo tenere in considerazione? Allora, ok che i cicli sono così e quindi teoricamente qui andiamo long, cioè qui long e qui short. Però se siamo in presenza come qua, è quello che abbiamo fatto praticamente sul gas, se siamo in presenza... Di un trend al ribasso, beh, io le fasi long non le prendo a meno che la fase, la fase long non mi, non, mi, non mi faccia trovare per intenderci qui con il mercato che viene giù. E allora, se qui ho, una, ho un FLD e il mercato mi brecca a rialzo, allora me lo prendo perché? Perché siamo lontani da una trend line. Ma se siamo qua, vicini a una trend line, beh, lasciamoglielo a loro. Cosa facciamo? Andiamo a prendere come dicono sui libri i segnali qua. Solo che sui libri non sappiamo mai quando entrare. qua sì. E avete visto in questi giorni quanto sta pagando bene in intraday? In intraday è strepitoso. Da usare l'FLD perché ci permette di entrare a pennello. Vedi Audi USD ieri, vedi Audi USD oggi, l'altro che abbiamo fatto in questi giorni. Maledetto me, che no, praticamente non ho mai fatto e, e Audi USD. c'è ecco, adesso una cosa interessante: andiamolo a vedere qui, e proprio Audi USD, H1, così lo vediamo in diretta dobbiamo farla poi qualche giornata in diretta Audi USD mi scrive più che vincente Giovanni più brecca in perpendicolare più segnale pulito perché brecca in perpendicolare perché se noi abbiamo il prezzo che fa così e poi viene giù così probabilmente avremmo avuto l'FLD magari fatta in questa maniera ok se invece abbiamo il prezzo che fa così Teniamo conto che l'FLD è il prezzo, ragazzi, vedete che questo qui questo qui è questo massimo qui. Questo massimo qui è questo massimo qui. Qui sembra più basso questo qui e questo più basso perché? Perché qui c'è la media tra massimo light hope, oh. vabbè, massimo e Minimo diviso 2, ok? Se abbiamo il prezzo orizzontale avremo l'FLD, height low, non light low. Avremo l'FLD che naturalmente sarà fatta in che maniera così quindi non riusciremo mai a avere una breccata chiara per questo Giovanni che è, è, più, è più nitido se perpendicolare, perché non potremo mai averlo perché il prezzo farà così, e quindi succederanno queste schifezze qua. Dove qui non si capisce niente, qui non si capisce niente, qui non si capisce niente, qui non si capisce niente. Per quello che è importante utilizzare in questo caso delle trend line di contatto o comunque cercare di seguire il trend, ok? Ah, quello volevo dire perfetto. Dicevo UDUSD H1. Allora, su quest'altro qui l'ho tracciata, aspettate, eh. l'ho tracciata partendo dal 13 febbraio 2017 e finisce praticamente oggi, 13 febbraio 2017, 13 febbraio 2017 su H1, 13 febbraio 2017 qui. Partire qui, ok, l'ho fatto praticamente così. Adesso poi vi spiego perché l'ho fatto così. Ah, no, scusate, è colpa mia. Ho preso i cicli dall'altra piattaforma. Allora è un due tempi, è di 56 e l'ho tracciato così. Ok, ci siamo più o meno, l'ho tracciato in questa maniera qua. Se andiamo a mettere Vedete cosa sta per fare? Su H1 sta per generare un segnale a ribasso. Ed è anche un gran bel segnale al ribasso, se non andiamo ad aggiustare un po', che potrebbe essere così, a mio avviso, ci potrebbe assolutamente stare un bel segnale a ribasso. Cosa facciamo? Aspettiamo che e mettiamo l'un quarto. L'un quarto vedete che è più lontana. Più il ciclo è alto e più c'è differenza chiaramente tra eh, l'FLD tra l'FLD a un quarto e quella a un ottavo in questo caso nel momento in cui il prezzo andrà a breccare nel momento in cui il prezzo andrà a breccare sostanzialmente l'FLD qua abbiamo due possibilità o entrare a mercato diretto oppure aspettare la chiusura della candela e dopo entrare io sto facendo in questo momento un test sulle entrate direttamente, news o news non mi interessa, sto facendo tutte le entrate, poi vi farò vedere gli esiti quando avrò raggiunto un certo numero di trade. Però adesso sto andando davvero molto bene perché ho preso il long del Gold, i due short di Audi USD e un altro che non mi ricordo più paradossalmente sto guadagnando bene nel test perché non lo sto facendo daily solo in 3 day e il daily, adesso vi faccio vedere vi spiego come lo sto facendo di là. Quando c'è la breccata, noi entriamo a mercato. Qui abbiamo uno stop. Stessa distanza LTP. In linea di massima dovremmo riuscire a prendere come, ehm, come segnali solo ed esclusivamente i rialzi qui e i ribassi qui. Fine. Tutta questa parte qua non sarebbe male ignorarla. Sicuramente dovremmo ignorare un ribasso qui e un rialzo qui. Possiamo in realtà, se è tempestivo, prendere anche gli short qui. Quindi in linea di massima, con un ottavo, dovremmo avere non di più, ma assolutamente non di più di quattro segnali. Quindi il segnale di rialzo di inizio ciclo, il segnale di eh, ribasso che ci dovrebbe portare alla metà del ciclo, il nuovo segnale di rialzo che ci dovrebbe portare verso la seconda metà del ciclo e poi il segnale di ribasso che ci dovrebbe portare alla fine. La cosa bella sarebbe riuscire a prendere segnali qua, Chiaramente è roba da libro prendere segnali Ah, si. Sì, poi spiego questo: prenderci segnali qui, avere la forza di tenere questo, quindi di prenderci in fronte questo movimento e di andare a chiudere il ciclo. Poi in fondo, queste sono robe da, da libro, da manuale, cose che sostanzialmente non è difficile che, che, che accadano. Si potrebbe addirittura utilizzare la futura linea di demarcazione. E con il seno di poi lo fa sempre. Come anche punto d'uscita, nel senso: se noi siamo tempestivi e non entriamo qui, ok, ma entriamo sulla breccata. Quindi, Banzai abbiamo uno stop là: potremmo uscire addirittura quando il prezzo va a rompere a chiudere sotto alla nuova FLD. Un po' come viene insegnato sulle medie mobili. Le medie mobili, viene insegnato se qui c'è la media mobile, qui entro a mercato, esco quando la brecca di nuovo. Cosa può accadere? Può accadere che il mercato sale, ci genera una montagna di pip, poi scende, chiudiamo qua, siamo entrati qui, guadagniamo 10 pip, quando ne avevamo fatti 180, quello che è successo su New Zealand dollaro, sostanzialmente ok, nel senso che adesso ha chiuso, vedete che ha chiuso a, sopra alla FLD e in linea di massima quanto portiamo a casa 15 pip ne avevamo 90 stamattina oggi pomeriggio 3 ore fa ne avevamo 90 vabbè lasciamo perdere quello che, che ha fatto che è veramente eh, assurdo comunque però sta tenendo la trend line un altro bel modo che può essere eh, sicuramente interessante è quello di fare così una volta tracciato il nostro ciclo si traccia una linea così proprio semplicemente così questo è il nostro segnale di ingresso. Allora questo è il segnale di ingresso di migliorino, del batteplan di migliorino, quello che vedete qua ragazzi non c'entra niente con il batteplan, nel senso che migliorino ha chiamato questa cosa qui batteplan, ma questo qui è Arst, sono gli studi di Arst, sono né più né meno che i cicli di Arst che sommano questo. Ast utilizza l'FLD perché è molto più tempestiva di una trend line. Cioè la trend line ci dà un segnale qui e un segnale qui e basta. Invece, in realtà, noi con AST ne abbiamo di più da poter eh, utilizzare. Abbiamo un FLD, se no non si capisce niente. Vediamo questo. Diventa più, più, più pulito. Ok, si può fare in questa maniera. Quando succedono queste cose qua, eh, cosa si fa? Noi teoricamente questo trade qui non l'avremo a prescindere, mai preso perché? Eravamo innanzitutto in una fase di completa lateralità che più completa non si può. Beh, in realtà era un po' più basso. E quindi un long qui non l'avremmo mai preso perché qui avremmo comunque cercato segnali a ribasso. Fino a qui è chiaro, ragazzi. Se avete domande, prego. Eh? Quello che dovete fare. Noi dobbiamo lavorare con la logica dei cicli superiori. Cosa vuol dire? Volevo prendere questo. La logica dei cicli superiori vuol dire che se lavoriamo qua, se noi prendiamo... Se noi prendiamo praticamente il ciclo così, ho preso la tavoletta per cercare di fare meglio del mouse, ma sto facendo casino. Così. Noi non è che tradiamo questo ciclo qui Ma tradiamo Questi cicli qui ok? Quindi cosa facciamo Andiamo innanzitutto sul settimanale Così come si fa su trading view Su trading view fate sempre i cicli più grandi ok? Perché qui abbiamo il limite Della metatrader Quindi andiamo sul settimanale E andiamo a tracciarci il ciclo sul settimanale Cerchiamo di individuarlo Tanto per intenderci, io provo a individuare questo qui. Adesso non lo faccio preciso, eh? nel senso che è più o meno. Per me potrebbero essere buoni i cicli da circa 50 settimane su Audi USD. Andiamo a vedere, giusto per curiosità, qua cosa dice. Io lo short oggi l'ho preso qui, dove mi ha detto la piattaforma. Tanto per intenderci. l'ho preso proprio qua direttamente al break qui sono entrato short poi per carità la news ci ha dato una mano lui è venuto giù si è fermato esattamente sull'altra line come vi dicevo quindi andiamo a cercare il, il trade sul settimanale ok c'è il trade della nostra eh, il, nostro, il nostro ciclo possiamo sia mettere la futura linea di demarcazione che no obiettivamente qua perché perché qui noi andiamo a lavorare il ciclo più che il segnale, comunque andiamo a inserirlo, mettiamo un ottavo. Sicuramente qua su il, il ciclo ha 49 settimane e AST dice questo è un 52, vedete? È un 52 settimane, AST ci dice che le settimane sono 40, quindi paradossalmente questo è un ciclo da 40 settimane, però è sfasato di 12 settimane che non sono sicuramente poche. Scendiamo. Cosa facciamo? Ho, ho sbagliato, ci mettiamo sul deli, Andiamo su settimanale, mi sembrava di averlo già. Lo tracciamo sul settimanale. Dobbiamo aver fatto qualche casino. Ce l'abbiamo fatto. Riduciamo. Lo teniamo qua visibile. Perché? Perché poi noi andiamo sul daily. Quando lavoreremo sul daily dovremo sapere dove siamo. Il settimanale che cosa ci dice teoricamente? Teoricamente ci dice che siamo in una fase in cui dovremmo anche aspettarci il ribasso, molto teoricamente, perché lui sta salendo. Quindi in questa piccola fase qua, ops, una lavagna, in questa fase qua, ci dovremmo in realtà aspettare, siamo proprio al pelo, che UDUSD venga giù, non che continui a salire come sta facendo, però potrebbe tranquillamente fare come qui. Qui non è mai sceso, qui è salito fino qua. Noi lo short lo andremo a cercare con eh, tipo mille lotti qua. Faccio un mutuo e short. Io qui poi Audi USD sicuramente. Scherzi a parte. Sappiamo in questo momento che il ciclo non la candela che non ci interessa, che il ciclo dovrebbe in questo momento essere in una fase in cui dovrebbe fare così, dovrebbe girare. Ma perché mi fa queste cose qua? Disegno. In una fase in cui dovrebbe girare in questa maniera, quindi, cosa facciamo? Se andiamo sul daily, dovremmo cercare sul daily del, che tipo di condizioni, condizioni che ci diano dei segnali di ribasso, perché il daily ci anticipa quello che c'è qua. Se lo prendiamo su settimanale, arriviamo tardi. Quindi, e non è il momento adesso perché assolutamente non esiste, andiamo a tracciarci il ciclo sul daily. Cioè c'era oggi, era perfetto, poi purtroppo ci ha fregati, però poi magari ce la fa stasera a sorpresa, non credo. Andiamo magari a tracciare in questa maniera i nostri cicli, potrebbe essere uno fatto in questo modo, e già qua ci sta comunque dicendo che cosa? Che effettivamente quello che vediamo di là potrebbe esserci anche di qua, perché qua iniziamo a avere, già qui ci dovevano essere i primi segnali, in realtà dovremmo credo andare short intorno al 23 di febbraio, andiamo un po' a vedere di qui. 9 aprile, ah no, qua 19 febbraio, quindi ci sta qua, ripeto, qua sono attenzione, tre settimane, un mese, eh? Se sarà un ciclo molto realista non possiamo saperlo, guardiamo il trend del mercato e basta. Guardiamo il trend, tracciamo una trend line tipo qua andavamo alla ricerca di segnali long perché il ciclo era evidente, era realzista, perché? Perché il mercato era realista, poi in realtà c'erano dei piccoli cicli, ma il ciclo principale era questo, e qui la breccata è stata anche perfetta alla, alla migliorino, tanto per, per intendoci, ok? Però se noi vogliamo cercare dei cicli più corti, possiamo andare a cercare, come dicevo, dei cicli intorno ai 40 giorni, in questo caso qua, che era questo qui, qui addirittura siamo a 100 giorni, e Ast prevede i cicli a 80, quindi potrebbe essere questo qui. Adesso poi ve lo ve lo scrivo e ve lo vi mando vi do anche un foglio Word con i cicli i cicli scritti, ok? Anzi posso fare, faccio così. Allora, ah no, devo per forza fare farvi la il foglio. Quindi vediamo il ciclo così, noi sappiamo che siamo ormai a cavallo della possibilità di andare a cercare posizione al ribasso qui per questo, è che continua a shortarlo. Maledetto qui, perché qui dovremmo avere un gran bello short e poi qui quello che sarà il più, il più forte. Quindi, cosa facciamo? Ci mettiamo la nostra FLD. Nel momento in cui avremo generato un segnale al ribasso. E nel settimanale saremo al ribasso, allora in linea di massima, che cosa avremo? Avremo un sacco di conferme, perché questo è un ciclo da 49 settimane. Noi saremo al ribasso, in questo qui intendo, con due cicli: con il ciclo a 49 diviso 2, con il ciclo a 24 settimane, che sarà questo qui, tanto per intenderci. Vediamo se riusciamo a farlo, che sarà questo qui e addirittura con il ciclo a 10 settimane che sono 40 giorni che sarà non il primo, ma il secondo, ok. Quando sarà la, la cosa interessante quando saremo qui? Perché qui avremo saremo nella fase short del ciclo, da quant'era che non mi ricordo più del ciclo. Scusa Paolo, ma mi sembri scemo. Ecco, ok. Allora, saremo qui, facciamolo verticale che è meglio. Allora, 49 settimane avremo qui praticamente ci mettiamo così. Nel momento in cui sul Daily, eh già non posso farlo, nel momento in cui sul Daily andremo short, quindi qui saremo short. Teniamo in mente che saremo qui, avremo al ribasso in questo momento qua. Facciamo così. Questo ciclo <coughs> e questo ciclo. Avremo 1 2 cicli importanti al ribasso, perché avremo un ciclo a 40 quando saremo qui, intendo, eh. 49 diviso 2 avremo il ciclo a 24 settimane, che è questo qui che sarà al ribasso, ma avremo al ribasso anche il ciclo più piccolo, che sarà 24 diviso 2 sarà 12 settimane quindi eh, 12 settimane che sono 4 3 mesi quindi avremo come short quindi sarà molto probabile il ribasso avremo short questo ciclo qui avremo short questo ciclo qui e avremo short questo ciclo qui allora qua sì che dovremmo andare a prendere posizione a ribasso con direi Assolutamente non dico una certezza, ma un'alta probabilità di trovarci dalla parte corretta del, del mercato, perché avremo tanti cicli che chiudono. Qui siamo su settimanale, figuriamoci sul daily, sul daily dovremmo essere assolutamente dalla parte giusta, ed è quello che sto facendo adesso. Su H1, quando sono su H1, chiaramente eh, prendiamo i cicli superiori. In questo caso lo andiamo a evidenziare, ovviamente, sul il, eh, il giornaliero. qua devo dire grazie a Claudia. Perché io qua sulla MetaTrader non lo facevo mai, guardavo soltanto la. la aiutatemi a dire! TradingView. Invece, poi effettivamente. E ecco ringrazio ancora, Claudio, del, di questo. Paradossalmente, ci sarei dovuto arrivare da solo: di poter tracciare il battle sul settimanale. Non lo, non lo facevo. Eh, la stessa domanda di prima di, di Maurice. Poi in realtà e mi sto facendo aiutare finalmente visto che la pago, la uso da questa piattaforma, perché questa piattaforma qua sicuramente dà dei vantaggi eh, enormi che io ahimè non praticamente non utilizzavo. Su H1 mi segna già tutti i cicli. Io su H1 ho segnato i cicli fino praticamente a 70 giorni. Vabbè, 70 non me ne evidenza, ma evidenza fino a 6 giorni, 11 giorni, che sono questi qua, quindi quando vi arriverà il segnale avrò già fatto comunque anche gli studi dei cicli superiori, vedete che li segna. Noi in questo caso, io in questo caso oggi ho lavorato qui prendendo questo short, ho lavorato il ciclo 6 ore, quello piccolino che adesso non si vede, e mi sono ritrovato in una fase di ribasso, togliamo un po' di roba, in una fase di ribasso di questo ciclo qui, questo ciclo qui e questo ciclo qua, cacchio doveva scendere. Infatti questo long non esiste che ci sia, che ci sia stato, è stato un long puramente... A mio avviso, di, di avviso nei confronti delle, della Fed, qui magari eh, Michelangelo si sarà spanciato dal ridere. Per me, il mercato oggi l'ha fatto capire chiaro e tondo: quello che volete fare a noi non va bene. O è troppo poco, cosa probabile, o non ci crediamo proprio all'aumento dei tassi. Per quello che il dollaro è stato venduto a manetta, se no non si spiega. Dati positivi, conferma dell'aumento: non dico decollare il dollaro, ma almeno apprezzarsi, non spiombare. Nel baratro più, più totale. Ma tu ci sei, Michelangelo, stanotte? Vediamo se c'è, forse magari sei già addormentato. <ride> ci sei? Ok, quindi stanotte ci sarà da picchiarci benissimo. Di, di macroeconomia e, e di. E di analisi di analisi tecnica e analisi, analisi ciclica, ok perfetto io l'ho interpretato in quella maniera perché pff, dico, per me doveva, doveva non dico decollare però almeno rimanere almeno laterale non morire in questa maniera oggi che cosa ho fatto ho fatto abilitare tutti i time frame eh, potremmo registrarla un 4 ore di registrazione si potrebbe fare poi chi ha voglia di guardarselo e, mh, come si dice? Ho fatto abilitare tutto, nel senso, chi di voi se vuole suicidare col minuto lo può fare, chi vuole suicidarsi col 5 minuti lo può fare, con il senno di poi, naturalmente, con il senno di poi, eh. Vederlo prima il ciclo, cioè vederlo già fatto, siamo tutti capaci. Con il senno di poi funziona, nel senso che qui siamo sul 5 minut minuto, adesso domani tutti a fare il minuto, eh. Segnale long fatto, segnale short fatto, segnale long fatto, segnale short fatto, segnale long fatto, segnale short fatto, segnale long fatto. Vi voglio ricordare che l'incrocio delle medie mobili, con il senno di poi, non sbaglia un trade. I cicli di Ast con il segno di poi non sbagliano un trade, perché io vado a costruire il ciclo dopo che si è fatto, e sono capaci tutti e quindi per forza di cose il segnale è giusto. Se noi in quel momento il ciclo avessimo magari visto così, probabilmente avremmo preso delle gran legnate. No. Ma sicuramente sì, avremmo preso delle grandi legnate. Ah, si deve mettere a posto. Ok, quindi mi raccomando, non fatevi fregare, però effettivamente il 30 minuti puoi dare dei buoni dei buoni spunti operativi ci sono due tastini ancora uno è questo piccolo drag pan cliccando sopra mettete il pannello dove volete ok ah si sì, se però lo prendo qui è meglio se poi lo ricliccate si disattiva e questo fa sparire il pannellino la versione 2.0 come sarà allora. <coughs> tracceremo i nostri cicli sul settimanale, adesso qui ho fatto casino, ho mischiato tutto, weekly, daily. Noi tracceremo i nostri cicli sul settimanale, ok? Poi cosa fare qui doveva essere settimanale weekly daily. Quindi non ci sarà più bisogno di avere tre grafici, perché facciamolo tutto qua. Noi andremo a tracciare, questo è lacuno devo ricordarmi, tracceremo il nostro ciclo sul settimanale. Quindi lo mettiamo qua. Poi scenderemo sul deli, tracceremo il nostro ciclo sul deli, adesso li faccio giusto così per fare, eh. poi andremo sull'H4, su dove cavolo vogliamo, ci tracceremo tutti i nostri secondi i sottocicli. Cosa farà l'indicatore in automatico? Qua sotto inizierà a creare degli affarini del genere. È un po' tipo la piattaforma che io ho pagato 2000 euro. Tanto per intenderci, inizierà a fare delle cosine del genere. Metterà uno qui. Poi ne metterà magari uno qui. Poi ne metterà uno qui. E poi dividerà tutti i vari sottocicli. Quindi ne metterà circa uno qui. Cancelliamo. Non posso disegnare perché sennò va via tutto. Ne metteremo poi un altro qui. Di colore diverso, chiaramente. Poi ce ne sarà uno qui. Uno qui, uno qui, bla 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 bla. Okay. Qui di fianco, come nella piattaforma, comparirà il colore blu, sono i cicli da boh, 30, 40 giorni. Poi scenderemo sul deli e sul deli avremo tutti i cicli che avevamo sul settimanale, che teoricamente, ah sì, adesso non ci sono perché probabilmente sono qua sotto, esatto. Quindi avremo qua proiettati i cicli settimanali. Idem con patate avendo disegnato il ciclo settimanale, lui ci, ci eh, disegnerà qua tutti i vari cicli sul settimanale. Quando andremo sull'H1, ok? Avremo disegnati qua sotto tutti i cicli con le rispettive durate qua di fianco. Ma poi ci sarà un pannello in più qui, un bel pannellino quadrato. Chiaramente questo qui non potrà essere 30 euro al mese perché mi costa un'eresia. Un però saranno due distinti potrete scegliere che cosa fare. Avremo poi che cosa? Un altro pannello qua dove ci saranno tutti i cicli, quindi che ne so, ciclo a eh, 40 settimane e ci dirà se è short, se è long o se sta girando long o short. Idem per quello a 20 settimane i, Non scrive Idem per quello a 20 settimane giornali, 5 giorni E che più ne ha più ne mette 5D Beh qui era weekly Ok? Diventa una roba Fantastica Perché una volta fatto dall'altra parte Tutti i cicli Noi ce l'abbiamo tutti qua Tutti qui, tutti pronti, fatti quindi avremo settimanale, avremo, magari le, avremo qua quelli che ne so, del settimanale, qui avremo quelli dell'H4, eccetera, tutti quanti ben, ben definiti, quindi ci diventerà facilissimo sul deli andare a centrare i cicli. E poi sto cercando di, di fare in modo che ci faccia una media ciclica, e in modo tale, cioè lei mi deve fare la media in modo tale che noi qui abbiamo, sappiamo quant'è la media dei cicli e possiamo andare quindi a identificare i minimi, anche se non li identifichiamo corretti, non ci interessa più in quel caso lì, perché sappiamo che il ciclo è qua, settimanale, qui a noi non ci interessa di andarlo a centrare giusto, perché? Perché utilizzeremo solo più il ciclo a un quarto, perché andremo a lavorare qui dentro sull'intraday, quindi non dovremo prendere un ciclo piccolino, ma potremmo prendere un ciclo più grande, staremo a mercato di più, ma saremo molto più sicuri perché prenderemo lo short qui, il long qui e il long qui. Sarà molto, ma molto, ma molto più facile. Diventerà davvero, a mio avviso, uno strumento che, di cui non si potrà fare a meno per tradare tutto il resto che utilizziamo. Non si vederà assolutamente più a niente. A marzo ci mette mano, se ci ha messo quasi sei mesi a farmi questo qui, non so quanto ci vorrà. Anche se mi ha detto che il grosso del lavoro era, era costruire il tutto, questo che è molto più facile. Da, da fare, mi auguro che sia presente velocemente. Praticamente, piano piano faccio fare questa piattaforma qui. Il prossimo step sarà fare in modo che eh, ci calcoli da sola i minimi del, del ciclo. Questo qui esiste per la MetaTrader, 1500 euro costa, che è un po' tantino. Io chiaramente lo voglio fare a noleggio, non sarà mai una roba del genere. Non credo di riuscirci però voglio eh, farmela fare per la metatrader, in modo tale che noi ce l'avremo da poter eh, utilizzare, Roberto scrive fantastico, vi assicuro che è più che fantastico, in quel caso lì trading view lo abbandoniamo, non serve più, perché possiamo farci tutto quanto assolutamente, qui sulla la metatrader, anche perché se poi andiamo su settimanale, quando abbiamo cicli a, e in questo caso che siamo su settimanale, questo è un ciclo a 196 settimane, Quant'è 196 settimane? 196, sono cicli a 4 anni, 2, un ciclo 8 anni, a posto, basta e avanza 4 anni, Basta avanza, non ci serve andare a cercarci un ciclo superiore, perché? Perché ce lo scriverà la MetaTrader. Se noi sappiamo, se noi ne abbiamo due qua, gli faccio fare la somma, eh. Se ne abbiamo tracciato uno da 4, noi sappiamo che qui abbiamo un ciclo da 8, e che quindi qui avremo un ciclo da. 16, e anche indietro glielo faccio fare, usando questi gli farò mettere che qui diventa un ciclo da 16, quindi avremo tutto quanto fatto, anche quello che è stato che sono i cicli giganteschi ok, spero che sia una cosa che arriverà, arriverà presto, vi gusta, vi garba? come dicono in Toscana, vi piace come, come possibilità di utilizzare l'indicatore eh, immagino Okay, intanto comunque godetevi, godetevi questo qua so stasera mentre stiamo sarebbe contento sì, mentre stiamo aspettando il, aspettiamo che i mercati si muovano un po' e faccio l'indicatore gratuito così ve lo, ve lo carico sul sito e ve lo, ve lo mando anzi lo mando qui su Skype e ve lo spedisco con il programma di condivisione così il link dura tre giorni sì, sì, ovvio, la bravura eh, rimarrà nell'identificare noi sicuramente i cicli, questo, questo sì, rimarrà sempre noi, perché qui è un ciclo, qui cambia tutta la favola, anche se in realtà non è vero, perché se ci mettiamo qua non cambia niente, eh. un ciclo qui e un ciclo qua è uguale, perché? Perché qui noi abbiamo dei sottocicli e qui anche, quindi qui non facciamo altro che prendere un ciclo più grande, in realtà non cambia, è sempre corretto il ciclo che facciamo solo che a volte lo facciamo più ampio e a volte lo facciamo meno ampio adesso qui su settimanale non me lo fa fare allora aspettate eh. se andiamo sul daily e lo tracciamo qua e invece eh, Pinco Pallino lì non gli piaceva e lo ha fatto qua così è uguale noi qui abbiamo preso un sottociclo di questo ciclo qua quindi non cambia niente oppure lo ha preso qua perché gli piaceva di più e lo ha fatto a tre tempi per fare un esempio vediamo un po' è uguale. Perché noi qui, che cosa abbiamo preso? Abbiamo semplicemente preso, dove l'avevamo fatto noi originariamente, che era qui, avevamo preso questo ciclo qua. Poi c'era questo qua. Poi c'era comunque questo qua. E poi c'era questo qua. In realtà non si sbaglia praticamente, non c'è errore da questo punto di vista. L'importante è prendere minimi importanti. E sono, dei, diciamo, dei concetti che con trade in view non possiamo fare perché non abbiamo una vera e propria forma del, del ciclo, soprattutto perché fatto un arco lui, porca miseria, fatto uno ne fa 250 avanti e 250 indietro. Quindi non ci permette mai di regolare come facciamo noi. Quello è una grande, è un grande limite di, di trade in view. però perché ve lo faccio fare? Vi insegno lì perché comunque vi. vi, vi Stavo dicendo vi imparo, vi insegna a eh, prendere occhio ai minimi dei cicli, ok? Quindi è, è davvero molto eh, importante comunque utilizzare ancora adesso TradingView, poi pian piano la si potrà abbandonare. Ragazzi, allora ehm, chiudo la registrazione.